Signore e signori, buonasera, eccoci una nuova puntata di Giardo Pistoia TVL con me Maurizio Gori. Buonasera. E oggi abbiamo come ospite Alessandro Berselli. Alessandro Berselli. Buonasera. Grande rammarico non essere lì fisicamente con voi, quindi essere va bene, tu rimedierai. Tu rimedierai tra un paio di mesi con il festival. E, ma se ci è avvenuto te qui di persona. Vogliono gli dèi. Se c'è avvenuto da noi, però, se non sbaglio, vero? Sì, assolutamente. Ma ormai Pistoia per me è la seconda casa, quindi non, io quando dico sento Pistoia non mi sembra neanche di essere in remoto, onestamente. Allora, Berselli è uscito recentemente, circa un mese fa, non passano neanche due mesi, è uscito con un nuovo libro, come lo definiamo? Un giallo? Un thriller? Si può definire in tante maniere. Appassionante. Noir, rosa, c'è anche una forte componente femminile proprio sul campo delle indagini. È un libro anche abbastanza, forse, insolito, tutto sommato, perché di solito abbiamo un investigatore, ancora l'elemento maschile nella preponderanza, però insomma ci sono tante protagoniste femminili. Intanto, ecco, una cosa, partiamo da quella, poi vorrei passare anche al titolo. Ci si occupa di cinque, mi pare, donne più o meno giovani che fanno parte di un'agenzia investigativa, e quindi questo è già cinque donne insieme, all'agenzia Marplo. Ogni riferimento a Miss Marple è puramente casuale o c'è un riferimento a una delle regine delle investigatrici? Allora, è voluto in realtà. Allora, ci sono due riferimenti abbastanza forti, tu hai detto molto bene, no? Dovendo trovare, tanto questo devo dire è un romanzo nato con un'idea di serialità, no? Quindi con l'idea anche di dare uno sviluppo ai libri successivi, e questo per me è una cosa inedita, perché io non mi sono mai occupato di serialità. Però la domanda era: che tipo di investigatore puoi trovare originale, no? Perché comunque sappiamo ormai le figure investigative ce ne sono tantissime, ma alcune sono addirittura anche abusate, no? Gli ispettori, i commissari e quant'altro. Quindi mi piaceva molto l'idea della agenzia investigativa femminile, quindi, come hai detto tu, cinque donne, tutte molto belle, bellissime, bravissime, tutto un po' con delle vite disfunzionali. Dovendo fare un'agenzia femminile, il primo pensiero è stato un po' le Charlie's Angels, no? Ripensate per il terzo millennio, quindi, però mentre nelle Charlie's Angels c'era una voce maschile che comandava, non a caso il genitivo sassone dà quasi un senso di appartenenza, no? Erano gli angeli di Charlie, quindi non c'era la donna plenipotenziale nelle decisioni. In questo caso invece abbiamo cinque donne che decidono, e naturalmente, essendo cinque donne, quale migliore figura femminile, quindi con il riferimento, il tributo obbligatorio a Miss Marple, quindi l'investigatrice per eccellenza di Agatha Christie. Senti Alessandro, veniamo, come diceva Giuseppe, al titolo che è già intrigante, Gli Eversivi. Ora qui tu vai a spaziare su qualche cosa che richiama la storia italiana. Ovviamente non credo sia casuale, tu hai fatto un appello anche a periodi intriganti riportati però anche ai nostri tempi. Guarda, ti ringrazio molto per questa domanda, perché effettivamente un po' il plot nasce da questo, no? Quindi abbiamo detto che abbiamo questa agenzia investigativa, abbiamo un padre preoccupato che si rivolge a questa agenzia per le frequentazioni politiche della figlia, perché teme appunto che sia invischiata con un gruppo che dietro un'appartenenza politica all'estrema destra in realtà possa celare tutta una serie di situazioni terroristiche, e in questo purtroppo insomma l'Italia, andando indietro di 40-50 anni, sappiamo bene cosa questa paura ha comportato. Però un caso che viene inizialmente forse anche un pochino sottovalutato, no? Quindi come se fosse un'indagine di routine, no? È il classico padre preoccupato
ma quale padre non è preoccupato per le frequentazioni della figlia, per cosa la figlia potrebbe andare a trovare? Ma poi invece in realtà questo caso va a scoperchiare un autentico vaso di Pandora, se così possiamo dire, dove appunto ci sono tutte queste implicazioni legate alla politica, alla stagione del terrorismo. E tu hai detto una cosa molto giusta, riprendendo un po' quelle che erano gli istanti del terrorismo anni 70, ma riposizionandole poi nel terzo millennio, perché insomma è chiaro che la stagione terroristica, se ci pensiamo, sembra una cosa di conclusa, forse con la strage della stazione di Bologna, che è stato il momento più epocale di questa stagione terroristica, la chiusura definitiva degli anni 70 con tutte le eversioni del caso, e dopo magari torniamo anche a parlare del libro. Però è un po' l'idea di questo romanzo era: ma se invece tutto questo si potesse ripresentare anche adesso, che magari abbiamo abbassato un pochino la guardia, stiamo un pochino sottovalutando quelli che possono essere alcuni segnali che ci stanno arrivando, e se dietro invece quelli che sembrano semplicemente dei segnali ci fosse davvero una possibilità di un ritorno alla stagione terroristica? E un po' questo diventa, è il momento, poi da qui si sviluppa il momento crime, che insomma, troviamo nel libro, nell'investigazione, un omicidio nel quale le detective si troveranno coinvolte e quant'altro. E però il pregio credo di questo libro, il libro è scritto bene, è un libro interessante, ma non per nulla Alessandro poi è anche un tecnico, è un esperto, la insegna anche sulle tecniche narrative, ma a parte il come viene scritto, è un libro che cambia abbastanza spesso, cioè abbiamo vari protagonisti, le cinque donne, questo avvocato che all'inizio è lui che inizia quando lui commissiona la sorveglianza o l'investigazione sulla figlia e sulle amicizie della figliola. E però poi te riesci sempre nel libro a tenere questi 8-9 personaggi, che non sono pochi, perché 5 sono le ragazze più o meno giovani e alcune giovanissime che fanno parte dell'agenzia. Poi c'è tutto un contorno di anche di uomini, ovviamente. Ecco, come ti è riuscito a tenere sempre viva abbastanza l'attenzione e senza dare poi una figura predominante? Perché tutto sommato, come sempre, e forse questa è la fortuna, quando uno sceglie un'ambientazione Bologna da qualunque parte la cantava Dalla, la cantava Gianni Morandi, la cantava ancora quando si era più giovane noi, anche un altro non mi viene in mente, ma ce n'erano cantanti anche degli anni 50. Bologna è sempre stata una città molto guardata, molto, insomma, Bologna si viveva bene, era famosa per i torti, per tante cose. Anzi, stanno sembrava se il Bologna ce la riportasse su anche nello sport. Poi, quando hanno detto Coppa dei Campioni e cose, Bologna si è fermato e è tornato nei ranghi. Ma quello avviene forse nelle città medie. Tasto dolente, te lo tocco apposta. Per noi tifosi, tasto dolente. Ecco, ma guarda, hai detto tante cose interessanti, cioè tante cose che insomma mi fa molto piacere che tu abbia colto alcune cose che poi sono un pochino i temi di cui mi piace dibattere di questo romanzo. Allora, intanto uno. Abbiamo detto, ripartiamo dall'inizio, è sicuramente un crime perché c'è comunque un'investigazione, c'è come nei gialli classici un omicida da scoprire, quindi c'è un omicidio e c'è un assassino da scoprire, quindi proprio quella che è la dinamica del giallo classico, però nello stesso tempo credo che sia perlomeno nelle intenzioni dell'autore, ma grazie a Dio insomma confortato in questo poi anche da quelli che sono i feedback dei lettori, ormai il libro è uscito da 3 mesi, quindi insomma è sul mercato da un po' di tempo e già cominciano ad arrivare parecchi ritorni da parte di chi l'ha letto, un giallo anche molto moderno nelle ambientazioni, no? E quindi allora intanto Bologna hai detto bene, una città dell'immaginario gaudente, una città sicuramente molto divertente, una città fatta di, considerata una città grande come Firenze, sono più o meno 400.000 abitanti, di cui però 100.000 sono studenti universitari, quindi è chiaro che è una città che è in movida perenne, no, da questo punto di vista.
E io volevo mettere dentro una Bologna che fosse un po' la Bologna che forse tutti un po' immaginano, quindi la Bologna appunto è divertente, la food city come la chiamano adesso, cioè questo turismo enogastronomico ormai dominante nella città, però in realtà è anche una città che è molto cambiata rispetto a come poteva essere 30, 40 anni fa, 50 anni fa, se andiamo nella stagione della contestazione, perché è diventata una città molto più cosmopolita, si è metropolizzata per certi versi, no? Si è milanesizzata anche, no? Quindi è diventata una città più, più europea proprio anche come concezione. E in tutto questo la coralità del romanico, che è l'altra cosa che tu hai colto, di cui fa molto piacere parlare, perché effettivamente io continuo a pensare che il noir sia un genere meraviglioso, ma diventa ancora più bello quando è un contenitore per parlare anche d'altro, no? Quindi non soltanto perché c'è un assassino da scoprire, non soltanto perché c'è la parte crime, c'è l'adrenalina, questo è importantissimo che ci sia e nel romanzo c'è, però è bella anche, è bellissimo anche lavorare sulla psicologia dei personaggi. Infatti io ho messo 5 donne molto belle, molto brave nel loro lavoro, ma tutte e 5 le prese con delle vite complicatissime, proprio le classiche vite disfunzionali, no? Cioè molte cose che nel privato non funzionano, fanno un sacco di errori anche dal punto di vista professionale, quindi mi piaceva anche mettere in campo questo elemento umano. Poi tutta una serie di personaggi di contorno, perché tu hai detto bene, 5 personaggi, ma forse anche 8-9, no, che fanno parte di questo romanzo. Abbiamo l'ispettore, abbiamo la psicologa, abbiamo tutta una serie di un corollario dietro che fa tanta roba. Io mi sono stradivertito a scrivere questo libro, perché è un noir che però mi permette anche di parlare, uno, di... Cioè, è chiaro che tutto l'affare politico dietro c'è, no? Perché da questo caso poi si andrà, appunto, dicevo prima, a scoperchiare tutta una serie di alte sfere politiche che vengono coinvolte in quella che è la soluzione del caso. Però poi c'è anche tanta letteratura psicologica, quindi il lavoro proprio sulle caratteristiche dei personaggi, che è quello che a me come narratore continua a divertire tantissimo. E tra l'altro, rimanendo a parlare di Bologna, te tu fai un po' una guida alla vita bolognese, perché io non conosco molto bene questi locali, però ecco, ti domando, te accompagni il lettore anche nei posti dove si può mangiare bene, dove ci si può ritrovare, cioè è una piccola manuale di informazioni anche per, non dico la vita notturna, ma comunque una vita sociale. Guarda, mi diverte tantissimo questa cosa che stai dicendo, perché guarda, non più tardi di qualche giorno fa, settimana scorsa, ho presentato a Firenze e ho trovato molti fiorentini che appunto insomma, sono due città vicine, no? Che fingono di odiarsi, ma in realtà si amano tantissimo, perché comunque per noi bolognesi venire a Firenze è... siamo a 80 km di distanza fondamentalmente da Firenze, però col fatto che si attraversano gli Appennini ci sembra davvero di andare dall'altra parte. Io mi ricordo quando avevo 18 anni mi sembrava di andare dall'altra parte del mondo, no? Non sono i 100 km di Rimini, dove fai 100 km di pianura sulla A14 e ti sembra di essere dietro casa, no? Firenze c'è proprio questo senso di... E la stessa cosa per i fiorentini che tornano a Bologna. Però è anche vero che effettivamente, dicevo prima, c'è una Bologna... io ho voluto dipingere anche la nuova Bologna, no? E dicevo proprio alla presentazione di Firenze, questo libro può piacere o non piacere, io presuntuosamente voglio pensare che possa piacere molto, però se non, può piacere o può non piacere, però sicuramente diventa una guida a come ci si muove a Bologna, no? In quella che è la nuova Bologna, che è una Bologna fatta delle osterie, quelle che tutti ci ricordiamo, no? Quelle di Cucine alla Memoria, no? quelle di Cucini, quelle di Dalla, quelle comunque degli anni 70, degli anni 80, ma in realtà c'è tutta una Bologna nuova che è improntata invece a quella che è la nuova gastronomia, no? Un po' quelli che sono, io dico sempre, ristoranti figli di Borghese, quindi figli di 4 ristoranti, figli di Masterchef, cioè quella che è la nuova gastronomia anche emergente, che secondo me è altrettanto interessante, perché davvero diventa una città fatta di contrasti. Da una parte hai ancora la vecchia taverna, io delle volte penso all'Osteria del Sole, che è una delle primissime osterie aperte in Italia, risale al 1400, dove tutto è rimasto uguale, devi portare il cibo da casa, loro ti danno soltanto il vino alla mencita, ma questa è la Bologna che tutti conosciamo. Però poi c'è invece la Bologna nuova, fatta invece di locali molto più glamour, molto più alla moda. Ecco, ho voluto mettere dentro questo contrasto, non tanto con i nomi dei locali, che più delle volte sono inventati, chiaramente, perché non volevo fare della bieca pubblicità in un romanzo, però diciamo che un po' rende l'idea di quella tipologia di locali, di quelle due tipologie di locali che in questo momento a Bologna sono molto evidenti, e il turista che viene a Bologna li coglie, no? L'osteria tradizionale da una parte, il locale
passami il virgolettato d'obbligo figo dall'altra. E poi il traffico anche, non ci dimentichiamo di questo, perché tu nei pedinamenti, negli spostamenti, non ti dimentichi della realtà. A 30 km all'ora sarebbe difficile, il romanzo adesso dovrebbe essere riscritto con i nuovi limiti di velocità che ci hanno imposti, visto che siamo diventati la città più bello d'Italia con questo limite dei 30 all'ora. discutibilissimo, però effettivamente qualche pedinamento che c'è nel libro forse avrebbe avuto una, dovrebbe essere rivisto alla luce di quelli che sono i nuovi limiti imposti dal sindaco. Bene, allora siamo già alla fine del nostro primo tempo, a questo punto restituiamo la parola alla regia, ma tra poco siamo di nuovo tutti insieme. Aspetta. Seconda parte del nostro incontro con Alessandro Verselli. Proseguiamo un po' in questo excursus su Bologna. Come mai, ecco, su Bologna, Bologna è patria di tanti scrittori di qualunque cedere, ma in particolare anche di giallo, come si diceva un tempo, poi giallo è una brutta parola, siamo passati al noir, poi siamo tornati al giallo, il poliziesco, però non tutti lo amano, la defezione del poliziesco, però Bologna ha sempre avuto degli scrittori, scrittori diciamo di prima importanza, Lucarelli, ma Lucarelli ha sempre seguito un'altra strada. Ecco, Machiavelli, mettati leggendo questo libro, il buon Loriano, è quello poi, anche lui è sempre stato un po', sì, sempre molto fedele a un certo filo generale. Però ricordiamoci che lo scrittore bolognese forse prende anche un po' di vena anche nelle cose serie o che possono essere tragiche, un po' di vena umoristica. Alla fine lui ha creato un personaggio come Sarti Antonio che per 10-15 anni ce lo hanno ammannito in tutte le salse, sfruttando anche il buon Gianni Cavina, ma principalmente il sergente Sarti Antonio. Quindi tutto sommato anche Machiavelli si divertiva a dire delle cose molto serie, però sempre con una vena di ironia. Mi pare anche te a 20-30 anni di distanza nel tempo, questo non è colpa nostra, c'è chi nasce prima e chi nasce dopo, quindi noi facciamo gli auguri a Loriano come sempre, che so che più o meno quando può ci segue, anche poi lui un po' abbandonato il giallo classico, si è rifugiato con Guccini, dando l'olpa a Guccini, dando l'olpa a vicenda nelle montagne, e quindi hanno preso un'altra strada. Ecco, perché c'è sempre questa vena un po' umoristica, che è bella ed è un bene. Quando scrivete, io vi metto insieme, credo sia anche un complimento, no? Tutto sommato. Assolutamente, guarda, è vero, comunque è un po' una caratteristica. Guarda, noi come associazione scrittori bolognesi, che peraltro dopo un momento di interruzione, in parte dovuto anche al Covid, adesso comunque ha ripreso piena attività, quindi insomma siamo anche una città, essendo una città molto, molto, molto conviviale, molto, molto amante comunque di quella che è la socialità, gli scrittori bolognesi ragionano molto tra di loro, no? E quindi si stilano anche un po' delle sorte di manifesti di quello che deve essere il, passami il termine, il noirismo bolognese, no? O crime adesso, per utilizzare una parola che va più di moda. E credo che la componente, io continuo a pensare che il noir debba davvero essere un buonissimo raccoglitore per parlare anche d'altro, e soprattutto per, uso un neologismo, meticciarsi con altri generi, quindi comunque far diventare il noir qualcosa di diverso rispetto a quello che è appunto semplicemente una storia criminosa che si prende anche troppo sul serio. Quindi bene che vengano delle cose come ha fatto il buon Loriano quando è uscito dalla sua serialità con romanzi tipo Strage o Funerale per Ustica, ad esempio, quindi utilizzare il noir per parlare di casi di cronaca importanti anche, poi romanzandoli e rendendoli comunque materia narrativa. Però allo stesso tempo anche per quale motivo non mettere all'interno di un romanzo noir il rosa, per esempio, no? Quindi laddove si vuole decidere, ad esempio, che anche una storia romantica possa essere una componente del romanzo noir. L'ironia e il divertimento, che è quello che tu hai giustamente evidenziato con la tua domanda, che secondo me
Io poi sarà che come scrittore vengo fondamentalmente da una formazione, io sono nato come umorista, poi sono arrivato al mare per passione, quindi perché comunque mi piaceva raccontare storie nere, però per quel motivo anche tradire il fatto di ironia, cioè ci pensiamo anche tutti i grandi noiristi, sia nel cinema che nella letteratura, i più grandi hanno comunque messo degli elementi che andavano in qualche modo forse a... anche a smitizzare, no? Il fatto che comunque il noir debba essere soltanto una cosa plumbea, super dark, ma anche no, cioè, può essere anche un momento, delle volte fai anche il contrasto, no? Metti il momento divertente e dopo 5 pagine ci sbatti dentro una roba tremenda che il lettore che si stava godendo quel momento anche più leggero e viene quasi colto in contropiede. Quindi io sono davvero perché tantissimi generi possono entrare nel noir e secondo me appunto anche quello che teoricamente dovrebbe essere l'antitesi, no? di un romanzo dove, che parla di dolore, che parla di sofferenza, che parla di morte, poi per contro si trova anche magari 3 pagine in cui ti viene da ridere. A me piace che ci sia questo contrasto ed è vero che effettivamente come dici tu, sto pensando che scrittori come Morozzi, comunque altri scrittori che fanno parte, Bortolotti, altri scrittori che fanno parte della scuola bolognese hanno sempre praticato. Alessandro, una domanda che già Giuseppe la stava per fare, e cioè la difficoltà e la sfida di uno scrittore uomo che scrive di personaggi donne, diverse tra loro, con problematiche ben diverse, ma comunque è sempre una scelta non facile, vero? È rischiosissima tra l'altro, perché poi guarda, è una cosa che dico spesso anche alle presentazioni, consideriamo sempre che quando facciamo comunque incontri con il pubblico, spesso su 10 persone, se hai davanti 10 persone è molto probabile che 8 siano donne, perché comunque le donne leggono di più. Questo è un dato di fatto, quindi andarsi a muovere in terreni che possono essere minatissimi nei confronti del tuo pubblico anche in termini di marketing strategico può essere molto pericoloso. Però sai cos'è la cosa che mi diverte davvero tanto? Che è che quando mi è capitato in passato di aver scritto, io sto pensando sempre il mio primo romanzo, no? Io non sono come voi, era scritto in prima persona e il protagonista era un serial killer, no? E nessuno mi ha chiesto, ma non è stato difficile mettersi nei panni di un serial killer? Mentre un sacco di gente, ti succede sistematicamente a tutte le presentazioni, è: ma non hai avuto paura a immedesimarti in una visione femminile del romanzo? Come se per un uomo fosse più difficile pensarsi donna piuttosto che pensarsi omicida seriale. E questa cosa io la trovo divertentissima, perché in realtà, e qui ti do ragione, sono state difficilissime entrambe le cose, però fa parte un po' del divertimento. Io ho cercato di dare, io continuo a pensare di avere comunque una visione molto femminile delle cose, e questa è una cosa che penso da sempre, no? E davvero avevo tantissima voglia di dare appunto a quelli che probabilmente saranno 5 personaggi che faranno parte della mia serialità successiva, quindi abbiamo già pensato 2 romanzi che comunque andranno a chiudere quantomeno una trilogia. Poi non credo di andare oltre perché non sono un fanatico delle serialità portate all'eccesso, ci sono scrittori che lo fanno benissimo, ma io credo davvero, conoscendomi, so che probabilmente fra 3 romanzi, e 3 romanzi ho veramente voglia di scriverli, non so se avrò voglia di scriverne altri, poi chi può dirlo da qua a 5-10 anni vedremo, possono venire fuori tante cose, però mi piaceva proprio l'idea di fare un romanzo che avesse una visione femminile, e ho fatto tutto quello che è mia facoltà perché la visione femminile venisse fuori. Devo dire che io ho tantissime amiche donne e chiaramente tutte le conversazioni fatte davanti a un bicchiere di vino con amiche e quant'altro, poi per me sono state, io mi sono messo nella modalità spugna, no? Cercando di raccogliere il più possibile quella che era una visione femminile delle cose, nei pro e nei contro, perché sono 5 personaggi molto bravi, molto belle, molto tutto, però anche molto problematiche, soprattutto nella gestione della loro vita personale, cercare di raccogliere tutte queste informazioni facendo una sorta di crasi e poi metterle in questi 5 personaggi che io ho amato alla follia. Ecco, visto che parlavamo appunto dei personaggi femminili e comunque di investigatrici, quindi una squadra che si differenzia nelle specializzazioni, ma che comunque attinge molto alle tecnologie di oggi, perché sono fondamentali, specialmente se tu lavori sia nelle istituzioni, ancor di più nella sfera degli investigatori privati, che non è un settore
tra l'altro in cui qui da noi molte volte, come tu lo accennavi prima, è quasi una novità parlare di investigatrici private. Guardi, io davvero vi ringrazio perché mi state facendo, allora noi, lo dico perché ci sta guardando, no, io come faccio sempre, non voglio sapere assolutamente nulla di quelle che sono le domande che mi verranno fatte. Poi però quando capita, come sta succedendo oggi, che le domande che ti fanno sono esattamente le domande che tu vorresti che ti fossero fatte, perché vanno proprio a toccare quelle che sono le cose che tu hai su cui hai ragionato con te stesso quando hai cominciato a scrivere il romanzo, lo scrittore naturalmente gode come una bestia. Questa domanda che tu mi hai fatto sulla tecnologia anche delle investigazioni è stato, guarda, intanto è un romanzo che ha avuto una stesura lunghissima. Giuseppe lo sa bene perché comunque sia il libro è stato pensato nel 2021, mi sembra, se non ricordo male, e ha visto la sua pubblicazione nel 2023, quindi ha avuto 2 anni di gestazione. Grossa parte del lavoro, a parte io che sono scrittore bravi, poi ci metto tantissimo a scrivere perché mi piace che tutte le cose devono suonare come le ho in testa, no? Quindi leggo, rileggo, arrivo a 10 riscritture, poi mi confronto con gli editor, lo pronuncio, però una grossa parte è stato proprio tutto quello che riguarda come la tecnologia può entrare nell'investigazione, no? Perché poi e in questo sono stato supportato da Paolo e Carmelo Pecora, che sono tra i ringraziamenti del libro, perché sono 2 poliziotti che si sono lungamente cimentati con la parte scientifica dell'investigazione, no? Perché poi uno magari se no rischia di mettere delle stupidaggini, no? Quindi, cioè, mise una cimice sotto il tavolo e dopo 4 giorni, ma qua, io le domande che mi pongo anche da profano, no? ma quanto può durare la batteria di una cimice che tu metti per un'intercettazione ambientale, no? che tipi di telecamera nel momento in cui tu vuoi mettere delle spy cam perché vuoi vedere alcune cose all'insaputa naturalmente di chi viene filmato, quanto può durare, con che meccanismi si muovono, no? Io ad esempio nel romanzo metto quelle che sono le cosiddette motion detection, che sono videocamere che riprendono soltanto quando passa qualcuno, no? Io se volessi mettere in questo momento, sono in casa mia, volessi mettere una motion detection, questa si attiva quando io entro in casa. Se non c'è nessuno in casa, la cam rimane spenta, no? Quindi chiaramente con un grande risparmio di batteria. Però tutte queste cose, tra l'altro lo dico anche per i nostri telespettatori che volessero magari spiare i loro congiunti, tutta roba che si compra con pochissime centinaia di euro anche su Amazon, cioè con 300 euro uno compra una roba che può davvero controllare chiunque, anche in remoto. Però davvero sono cose che, nel senso che le fa entrare in un romanzo, è importante documentarsi, è importante non scrivere stupidaggini, ed è una parte bellissima dell'indagine, perché se noi pensiamo adesso, quando tu scrivi un crime, devi pensare che è quasi impossibile che una persona possa fare, ad esempio, 1 chilometro a piedi, entrare in una casa, uccidere una persona e uscire senza che ci sia una cam che da qualche parte ti ha ripreso. Senza che ci sia una videocamera, perché comunque ci sono le videocamere dei negozi, ci sono le videocamere del comune, ci sono le videocamere degli appartamenti. Quindi bisogna stare molto attenti anche quando si costruisce una trama nera a considerare tutte queste cose. Non è così facile poter scappare da un luogo del delitto senza che in 500 metri non ci sia qualche telecamera privata o pubblica che ti ha ripreso. E questa è stata la cosa più nuova che ho voluto mettere nel romanzo, e c'è una cosa su cui noi nuaristi dovremmo molto ragionare, perché sarà sempre più difficile fare dei romanzi credibili dove una persona fugge liberamente da un luogo del delitto senza che nessuno l'abbia, non dico visto, ma quantomeno ripreso. Volevo chiederti, dunque, le donne sono, sono 5 le investigatrici, in particolare te mi sembra tutti soffermi su 2. Una è Ginevra, la diciamo direttrice, la proprietaria dell'agenzia, tipo abbastanza la puzza sotto il naso, cattivella verso le colleghe, però è una che predica bene e razzola male, potremmo dire, secondo un proverbio toscano. Toscano, secondo un proverbio toscano. L'altra è Chloe, è una ragazza, diciamo la più giovane del gruppo, lei è esperta di informatica, quindi dovrebbe essere anche abbastanza refrattaria ai sentimenti, dovrebbe essere più inquadrata. Invece lei è tutta di sinistra e non perdona alla sua capa di questo razzolare male. E nello stesso tempo
lei quasi forse quella più portata a volere dare un certo indirizzo alla storia, e non diciamo di più. E però, e questa è la forza del libro, perché il libro meraviglia abbastanza nel suo svolgimento, perché quando ti sembra di aver imbroccato una strada, poi te abilmente, insomma, devi un po'. E questi due personaggi, ma questo vale anche per gli altri, chiaramente, questi due personaggi nel decorso del romanzo, quante sono? 315 pagine. 315. Quindi abbastanza corposo, non come quelle vanno di moda ora, per la gioia di noi si devono leggere di 700-800 pagine, che ne faremmo anche a meno alle volte, che forse basterebbe anche 20 pagine in meno. E questi personaggi ti sono cambiati in corsa come si svolge la vicenda, e questo interessa anche chi legge, perché magari non ha un'idea e poi vede, insomma, che si va su altre strade, o sono nati così e quindi vanno avanti così. A questo punto non mi rispondere, perché siamo stati lunghi, io devo dare la parola alla regia. Sì, allora Alessandro, parti te rispondendo a me. Perfetto, allora guarda, hai colto perfettamente, cioè la parola d'ordine di questo romanzo è depistaggio. Depistaggio, fare credere una cosa e poi farne succedere un'altra, e rimettere continuamente in discussione quello che nel libro poi si dipana come trama. E fatto su due versanti: uno è forse quello più scontato, no, in un noir, cioè il plot, cioè il lettore viene continuamente depistato su quale può essere la direzione presa dall'indagine, e l'indagine poi finisce da tutt'altra parte. Una cosa che mi fa strapiacere è che moltissima gente mi ha detto: io sono arrivato alla fine e davvero ho scoperto colpevole, quando comunque nel libro viene dichiarato. E questo è bello, perché comunque per uno scrittore è sempre una sfida vinta, no? Metti in campo tutta una serie di indizi che dovrebbero consentire al lettore di arrivare più o meno ad approssimarsi a una soluzione del caso, però quando lo riesce a depistare fino alla fine, e per il lettore questa è una sorpresa, è un valore aggiunto. Poi io in realtà ho amato tantissimo anche noir, dove ho scoperto il lettore a pagina 50, perché era talmente bella la storia, talmente bello il tutto, come era orchestrato, i personaggi eccetera, che poi alla fine non è che deve essere legge, però sicuramente se riesce a farne anche un valore aggiunto. Il secondo depistaggio è quello che hai colto tu, cioè il fatto di prendere dei personaggi e cambiare continuamente i destini nell'arco del libro, e anche la percezione del lettore. Quindi personaggi che, come Ginevra Martino, che viene presentata inizialmente come una detective super affidabile, una che comunque professionalmente non viene mai meno alla sua etica, alla sua essere appunto estremamente sul petto, essere iper professionale. Poi invece, e questo lo dico, rischio spoiler, non mi interessa, delle volte penso che lo spoiler serva anche per incuriosire il lettore, comincia a inanellare una bella serie di errori, proprio anche nello svolgimento dell'indagine. Questa cosa mi ha divertito molto, perché la fa diventare più umana, no? Quindi quello che all'inizio sembra un cyborg, priva di donne di deficitarie, di criticità, invece poi in realtà si risolve essere comunque un essere umano come tutte. E anche il personaggio di Chloe, che è l'altro personaggio che segue un'evoluzione, che però qui sì, per dire che tipo di evoluzione segue, perché davvero poi sarà un'evoluzione che andrà molto a condizionare l'esito dell'indagine, quindi il differenza di comportamento che ha Chloe nell'arco del libro andrà a condizionare molto l'esito dell'indagine. Però anche questo è bello, perché fa parte un po' anche del nuovo modo di fare fiction, lo vediamo anche nella serialità televisiva, personaggi non stabili, personaggi che cambiano continuamente, personaggi che sono bianchi e neri, più delle volte grigi, ma che poi non hanno anche delle volte dei comportamenti coerenti. Tu hai detto una frase, non sapevo forse in toscana, ma bellissima, cioè quelli che predicano bene e raffano male, no? Quindi quelli che professano, millantano, ma poi dopo nei fatti si traducono in comportamenti molto diversi da quello che hanno appena dichiarato. Questo è bello, perché con più il personaggio è sfaccettato, no? Nel cinema si parla da decenni della tridimensionalità dei personaggi,
cioè facciamo sembrare di personaggi complessi, cioè creature difficili che a volte fanno bene, appunto, dicevo prima, a volte fanno male, a volte ci azzeccano, a volte molto meno, poi magari nella vita personale cadono miseramente, oppure sono molto bravi nella vita professionale, ma invece poi nella vita affettiva fanno un sacco di errori, cioè personaggi alla fine come siamo tutti. E questo è stato il mio più grande divertimento, credetemi ragazzi, perché è davvero mettere da una parte il depistaggio dell'indagine, dall'altra parte il depistaggio di come si comportano i personaggi dal punto di vista proprio psicologico, è stato più il momento di godimento che ha informato tutta la stesura del romanzo. A questo punto invito la regia a passare la parola a Stefano Cavalli per l'inserto cinema delle nostre trasmissioni. Buonasera a tutte e tutti, buonasera Giuseppe, buonasera Maurizio, buonasera al vostro ospite. Allora, oggi vi porto in un'agenzia investigativa americana e in un film che è un omaggio a una serie TV certamente più nota anche del film stesso. Sto parlando di Charlie's Angels. Charlie's Angels è un film del 2000, esattamente, quindi di 23 anni fa, interpretato da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, e diretto da McGee, che è il diciamo pseudonimo di Joseph McGinty Noel. Charlie's Angels, il film, appunto, come detto, è un omaggio, vuole essere un omaggio all'omonima serie televisiva andata in onda tra il 1976 e il 1981, pensate, così celebre in quegli anni che negli Stati Uniti si registrò un picco di bambini chiamati Charlie, appunto in nome di questa serie TV. Charlie's Angels, quindi gli angeli di Charlie, che appunto nel film sono interpretate da queste tre splendide e bravissime attrici. La storia di fatto del film è un episodio, diciamo, della serie, nel senso non che chiaramente hanno preso e copiato e incollato la trama di un episodio della serie, ma di fatto, come succede spesso in questi casi quando si fanno dei film tratti da delle serie televisive, è evidente che dopo un preambolo c'è il caso del giorno, diciamo, che ovviamente viene allungato, viene stirato per entrare nella durata del film. Un film che ebbe un discreto successo all'epoca, tanto che uscì poi nel 2003 un remake, Charlie's Angels più che mai, e nel 2011 si tentò anche di rilanciare la serie TV, diciamo i fasti della serie TV, con però una sola stagione che non andò bene, anzi fu un vero e proprio flop. Serie di 8 episodi, ne andarono addirittura in onda soltanto 7, l'ottavo rimase nel cassetto, e nel 2019 si può dire che c'è stata la morte del brand, del franchise di Charlie's Angels, perché con un ulteriore film nel 2019 in cui si voleva fare il reboot, ovvero una sorta di rifacimento che fa ripartire la storia da capo, e che fu un flop a tutti gli effetti questo film, e quindi da qui secondo me si è messa la parola fine su Charlie's Angels almeno per un po'. Di certo c'è che si può recuperare questo film, quello del 2000, molto piacevole, e io allora come al solito vi saluto e vi lascio al trailer di Charlie's Angels. Un altro film tratto da una vecchia serie TV. Beh, che cosa ci vuoi fare? Me ne vado. Vanno dove nessun altro osa andare. Fanno quello che nessun altro sa fare. Quindi, quando esiste una sola possibilità di farcela, è loro che bisogna chiamare. Ma si può sapere chi siete? Che noia, non mi piace volare. Ma eseguono soltanto i miei ordini. Mi chiamo Charlie. È il più efficiente gruppo anticrimine mai messo insieme. Usano tecniche che non vi siete mai neanche sognati. Sai, ho firmato una liberatoria, così sei libero di mettermi cose in bocca. Buongiorno, Angeli. Buongiorno, Charlie. Vi presento Roger Corwin. Il suo piano è di rubare un nuovo software che può rintracciare un segnale vocale ovunque nel mondo.
qui che entrate in scena voi, Angelo. È sotto copertura, Charlie? Questo lo lascio a te, Bosley. Oh, mamma. Columbia Pictures presenta... $1,000 che la ragazza lo prende. Un nuovo modo di mettere KO. Puoi aspettare un secondo? Sto avendo una settimana infernale in ufficio. Cameron Diaz. Diciamo che sono vergine. Cioè, è la mia prima volta qui. Drew Barrymore. Mi date una mano? Oh, yeah. Lucy Liu. A tua disposizione. E Bill Murray. Adoro il fuoco. È arrivata l'ora di darsi una mossa. Maledizione, non mi piace volare. Charlie's Angels. E adesso un calcio nel culo. Eccoci di nuovo. Del resto l'avevi già nominata te in apertura, questa serie che comunque ci ha accompagnato in maniera divertente per un certo periodo. Qui ovviamente siamo su un piano, direi, quasi più da James Bond, no? Per quanto riguarda le sequenze, ben lontano dalla realtà invece che tu porti avanti nel tuo romanzo. Vero, tanto è vero, molto diverso il film effettivamente rispetto a quella che era la filosofia della serie TV. Il fatto che noi ce la ricordiamo per averla vista quando la serie TV è uscita la dice lunga sulla nostra naga, però purtroppo questo è il tasto dolente di questa cosa che hai appena detto. No, molto diversa sì, perché come dicevo, appunto, l'idea della sentia femminile è chiaro che fa pensare alle Charlie Sanger, perché forse è stato anche nell'iconografia delle serie TV la prima agenzia investigativa tutta al femminile, quindi non soltanto una detective, potrebbe essere stata Miss Marple, la signora Giallo, signora Fletcher, eccetera, comunque figure femminili investigative c'erano già state, però l'idea del gruppo che comunque andasse a investigare, però ecco, Charlie Sanger era veramente una serie molto figlia degli anni 70 e secondo me appunto, lo dicevo all'inizio, anche con un'ottica a mio avviso maschilista, perché appunto, scusate se mi ripeto, già in questo Le Angeli di Charlie è chiaro che c'è comunque una sorta di appartenenza in realtà a un personaggio che manco si vede nella serie, cioè una voce fuori campo che però poi alla fine è quello che tutti dispone, anche se poi nel caso invece sulle scene del delitto ci vanno le tre ragazze. E sarebbe stato impensabile cioè prendere questo tipo di modalità di agenzia o anche di modo comunque di muoversi, di modo di rappresentare l'universo femminile nel 2024. Secondo me sarebbe stato davvero, a parte l'avrei trovato anche proprio scorretto, politicamente scorretto, no? Perché comunque diciamo appunto è una visione che in un momento storico anche in cui si cerca di dare comunque una sensibilità molto forte a tutto quello che è femminile, quel tipo di modalità è sicuramente una modalità superata. Mi piaceva invece più l'idea di cinque detective super contemporanei, infatti sono anche molto glamurose, no? Molto, molto dentro anche quella che è la movida cittadina, quindi non sono semplicemente cinque brave detective, sono cinque brave detective che si muovono davvero nel mondo di oggi, no? E quindi citiamo un'altra cosa che avete detto voi, sono super tecnologiche, utilizzano tutti quelli che sono i nuovi sistemi informativi e appunto vivono la città in quella che è già una Bologna 2.0 3.0 rispetto alla Bologna che possiamo immaginare. Sono proprio cinque figlie del loro tempo, infatti anche l'anagrafe è un'anagrafe che va dai 24-25 fino ai 34 anni di Ginevra Martini, che è la titolare dell'agenzia ed è anche la più grande del gruppo, però ha 34 anni, quindi ancora molto giovane. Ecco, mi piace proprio riposizionare completamente, quindi prendere quell'idea di agenzia ma farla poi diventare tutt'altra cosa. Te hai già detto che hai in mente di andare quantomeno per un altro paio, tre anni con queste ragazze dell'agenzia. Sì, c'è un'idea di miniserialità, poi chi può dirlo? Io adesso ho un'idea, chiaramente il prossimo romanzo è già iniziato nella stesura e vedi appunto ancora protagoniste le ragazze della Marburg con un caso di omicidio che faccio già un'anticipazione che ho fatto in pochissime occasioni, ma con gli amici di Pistoia dove tutto è nato, questo non poteva non succedere. Fa un po' riferimento a quelli che erano stati, per chi si ricorda, negli anni 80 Bologna
quelli che finirono sotto la voce degli omicidi del Dams, no? Quindi c'è un caso clamoroso comunque di una professoressa del Dams, quindi del, tra l'altro un'artista emergente, anche molto riconosciuta come, come critica d'arte, che venne uccisa nella sua casa con un numero di coltellate impressionante, e venne indiziato in tutto questo uno studente con cui lei aveva una liaison molto problematica perché vissuta in modo diverso. Quindi ripresa un po' questa cosa, quindi un caso che molto assomiglia a quello di Francesca Linovi, che è appunto il nome di questa professoressa che negli anni 80 fu tristemente famosa per questo episodio di Cronico Efferato. Quindi mi sono più l'idea di fare proprio questa volta invece un crime che non avesse nulla di sociale, di politico, ma andasse invece a indagare proprio sulla, sulla sfera affettiva. E poi c'è un'idea anche di un terzo romanzo che nelle mie intenzioni dovrebbe andare a riprendere un po' un caso che nelle, negli eversivi è citato, quindi una sorta di prequel, quando all'inizio si dice che le ragazze della Marmola erano montate gli onori della cronaca per aver contribuito a risolvere il caso dell'innominato, quindi di un serial killer che un paio di anni prima aveva colpito nelle discoteche della Riviera. E quindi un po' questa è l'idea di base della trilogia. Poi io non faccio mai progetti per il futuro a lunghissimo raggio, quindi chissà, magari invece anche queste due storie potrebbero prendere delle derive completamente differenti. Però diciamo che in questa trilogia c'è, questo c'è, no? Quindi i primi due romanzi, Eversivi e quello che sarà il prossimo, che non ha ancora un titolo, che fanno in qualche modo riferimento a, ma proprio a Bologna, quindi a Bologna anche la sua storia. Negli Eversivi c'è, c'è chiaramente la stazione, ci sono gli anni comunque del terrorismo di sinistra e di destra. E il terzo romanzo, che diventa una sorta appunto di prequel o anche di vado a recuperare una cosa che negli altri libri viene soltanto citato. Poi vedremo quello che succede, chi può dirlo. Come dice mia mamma, da qua a 5 anni non sappiamo nemmeno se saremo ancora al mondo. Quindi io per adesso mi metto nelle mani del destino e speriamo comunque, quantomeno, di essere vivi. E quindi rincontreremo le nostre protagoniste. Bene. Abbiamo fatto. Sì. Con Alessandro saremo a parlare del libro. Sì, sì, perché ce ne sarebbe ancora tanti argomenti a trattare, però il tempo è tiranno, quindi è a nostra disposizione, è finito. Ne parleremo a Pistoia durante il festival. Benissimo, benissimo. Ci vediamo tra un paio di mesi. Bene, a questo punto ringraziamo Alessandro di essere stato con noi e di averci appassionato ancora di più a, per chi deve leggere questo libro. E quindi un saluto a te, un saluto ai nostri telespettatori, Giuseppe, e quindi con le trasmissioni di TVL e al prossimo appuntamento per la settimana prossima. Grazie amici, a prestissimo. A presto, ciao, grazie. E buona fine di serata a tutti.